Il cittadino è fondamentale in questo tipo di attività, il cittadino deve stare attento quando compra i prodotti e il primo campanello d'allarme è il prezzo, se il prezzo è eccessivamente basso deve pensarci due volte prima di comprare. La merce sequestrata che ammonta a oltre 10 milioni di pezzi è stata stimata in valore in oltre 50 milioni di euro. I dati finali sono i mercati al minuto di Milano e provincia, perché questa era merce di importazione cinese, stipata in depositi e magazzini a Milano e nel Milanese, pronta per essere smerciata nei punti vendita cittadini e della provincia. Punti vendita online potrebbe rappresentare una nuova frontiera per quanto riguarda le inchieste e i prodotti contraffatti. È sicuramente una nuova frontiera. Pensiamo forse uno dei mercati più floridi è quello degli orologi di marca, ma anche abbigliamento e piccoli elettrodomestici e quant'altro che presentano l'inconveniente appunto di non fornire assolutamente sicurezza. Questi produttori sono persone senza scrupoli che non si preoccupano di quelli che possono essere i danni che possono provocare questi prodotti, soprattutto con riferimento ai bambini. Al consumatore vorrei fare un appello, devo dire, soprattutto per l'acquisto dei giocattoli, di fare attenzione al prezzo e di fare attenzione alla origine di questi giocattoli. Quando vedete che sono di origine cinese e costano 1 euro, cercate di non fare danno ai vostri bambini, non comprateli, compratene qualcuno in meno, ma non i giocattoli cinesi. Sono pericolosi perché contengono vernici pericolose e facilmente i vari pezzi si smontano e possono essere anche ingoiati.